Pubblico, vogliamo parlarti chiaro. Questa rassegna stampa di fatti, notizie e curiosità è ripresa alla lettera dalle pagine del Corriere della Sera, con la volontà di ricordarti il clima, lo spirito e le idee che circolavano in Italia mentre la storia si preparava a mostrare una delle sue smorfie più tragiche e meschine. Un'edizione straordinaria, un termometro del passato, una crepa nel presente. Milano, 28 gennaio 1920, mercoledì. Misure preventive contro l'influenza. Abbiamo già accennato ad un aumento notevole nel numero degli ammalati e, per riflesso, in quello dei morti. Le statistiche giornaliere dello Stato civile segnalano rilevanti variazioni. La cifra dei morti, salita a una media di 55 nella settimana scorsa, era salito a 61 domenica. Ma ieri l'altro e ieri si è avuto un forte incremento nei decessi che lunedì sono giunti a 103. Come fu detto, la causa della forte mortalità è dovuta a forme influenzali trasformatesi in broncopolmoniti. Esse solo hanno dato 47 morti sul totale di lunedì. L'encefalite letargica invece è scarsamente diffusa, con mortalità assai bassa. Ieri un solo decesso sui 103 già detti. A questa situazione di fatto, sempre assai inferiore comunque a quella dello scorso anno, l'autorità comunale oppone alcune misure preventive, intese a limitare la diffusione dell'influenza. Squadre di disinfettatori saranno inviate nei cinematografi e nei teatri. I proprietari degli alberghi, ristoranti, pensioni, eccetera, saranno invitati a provvedere alla disinfezione dei rispettivi locali. Eguali pratiche igieniche sono state eseguite nelle scuole e vengono ogni sera attuate nelle vetture tranviarie. Queste dovranno avere aperte due delle piccole persiane collocate sotto il lucernaio per assicurare una sufficiente ventilazione. Anche gli uffici pubblici più frequentati verranno disinfettati dalle squadre dell'ufficio di igiene. Una disposizione prefettizia, che sembra prossima, prolungherà fino alle 22 l'orario di chiusura delle farmacie. Ricetta per far sparire la forfora. Questa lozione, da prepararsi in casa, guarisce la forfora, impedisce la caduta dei capelli e ne promuove il crescere. A. 45 g di acqua distillata si aggiungano alcol a 90 gradi, 50 g, l'avona de composé, 30 g, mentol cristallizzato, 7 decigrammi. I suddetti semplici ingredienti si possono comprare tutti da qualsiasi farmacista a pochissimo costo e mischiare in casa propria. Si applichi la lozione alla cute una volta al giorno per 2 settimane ed in seguito una volta ogni 2 settimane, fino a che sia usata tutta la lozione. La suddetta quantità dovrebbe bastare per fare sparire dal capo la forfora e distruggere i germi. Impedisce la caduta dei capelli, fa cessare la rosura e dà sollievo nelle malattie della cute. Benché il preparato non sia una materia colorante, esso agisce sulle radici dei capelli e fa divenire più scuri i capelli grigi, sbiaditi e striati in brevissimo tempo. Promuove il crescere dei capelli e i capelli ruvidi sono resi morbidi e lucenti. Thank you.